Grazie, buongiorno. Si sente? Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui a questa conferenza stampa con il nostro segretario federale Matteo Salvini con il deputato Nicola Molteni. Parleremo di immigrazione, ma ci saranno anche altri temi relativi ovviamente all'Europa. Ecco, e anche temi di carattere nazionale, ma di questo parlerà ovviamente il nostro segretario federale. Questa conferenza stampa è soprattutto relativa a quello che sta succedendo, accadendo in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi. Abbiamo ormai dall'inizio dell'anno 17.000 sbarchi di clandestini che arrivano nelle nostre coste con questo progetto aberrante che è il Mare Nostrum. Quindi noi denunciamo questa situazione, soprattutto perché questa operazione sta costando 10 milioni di euro al mese, ormai dall'ottobre dello scorso anno. È un fiume in piena di persone bisognose che arrivano nel nostro territorio, però sono sempre dei clandestini. Dall'inizio dell'anno, dicevo, quasi 20.000 persone, quindi una città ogni tre mesi che arriva sulle nostre coste. Sono persone che hanno bisogno di tutto, devono essere mantenute. La cosa più scandalosa che vogliamo denunciare oggi è che abbiamo scoperto che alcune prefetture hanno messo questi clandestini in alberghi, in hotel, anche a un costo molto elevato, dai 100 ai 150 euro a notte. Noi pensiamo che questo sia un gravissimo spreco. Abbiamo molti nostri sindaci del nord che si rifiutano giustamente di accettare nel loro territorio questi clandestini che arrivano. Alcuni casi nella provincia di Padova, ma anche in Lombardia, in Piemonte, di nostri sindaci della Lega che rifiutano, e non è un problema legato tanto all'accoglienza, ma al fatto che è ingiusto in un momento di crisi così pesante, dove abbiamo 3 milioni di disoccupati e 6 milioni fra disoccupati e inoccupati, che queste risorse vadano a persone che non sono cittadini italiani, persone che arrivano in questo modo e che peraltro vengono anche prese a qualche chilometro dalle coste. Quindi noi denunciamo questa situazione, diciamo no, continueremo la nostra battaglia, perché noi siamo per un controllo dell'immigrazione, siamo perché, e ci lamentiamo anche di quanto non ha fatto il Premier Renzi in Europa, perché ha una grossa responsabilità su questo anche l'Europa, che avrebbe dovuto finanziare in maniera corretta l'operazione Frontex, che invece, insomma, da quanto sappiamo per ora è un'operazione che è coperta solo per alcuni milioni di euro, che non sono sicuramente sufficienti ad affrontare questa gravissima emergenza. E ci sono migliaia e migliaia di persone nelle coste del Nord Africa che stanno per fare questo salto verso l'Italia. La situazione è grave, non si può semplicemente derubricare come un'operazione di carattere umanitaria, soprattutto in un momento così difficile anche per tutta la nostra popolazione. Grazie, passo la parola a Nicola Molteni. Grazie, buongiorno a tutti. Io continuo nell'illustrazione delle tematiche che stava adesso enunciando Massimo Bitonci per porre. Noi poniamo all'attenzione un problema che sta emergendo in maniera chiara, che è il palese ed evidente tentativo da parte anche di questo governo, dopo il governo Letta e ancor prima il governo Monti, ma anche questo governo sta continuando in quella politica
che mira allo smantellamento totale e assoluto delle politiche di sicurezza del Paese. Noi siamo preoccupati e siamo anche fortemente, passatemi il termine, incazzati per quello che sta accadendo. Massimo Bitonci citava prima il problema, anzi l'emergenza, l'allarme sbarchi, i numerosi, le migliaia. Voglio ricordare che dal 2013 sino ad oggi sono sbarcati e o accolti, stati accolti attraverso l'operazione Mare Nostrum, che ricordiamolo è costata 190 milioni di euro, e questi 190 milioni di euro sono stati recuperati, 90 milioni dal fondo rimpatri, cioè sono stati tolti fondi alle espulsioni degli immigrati clandestini, sono stati utilizzati nell'operazione Mare Nostrum, e altri 60 milioni di euro sono stati tolti dal fondo di rotazione per le vittime della mafia. Quindi noi siamo fortemente preoccupati per queste politiche di accoglienza, di totale accoglienza. Sono stati creati dei veri e propri canali umanitari per accogliere, come se ci fosse un traghetto Italia che accoglie e che incita e stimola a partire dalle coste africane per arrivare in Italia. C'è profondo allarme, quindi noi denunciamo questo tipo di politica che il governo sta adottando, in modo particolare nella figura del ministro dell'interno Alfano. Quindi da un lato questa politica di accoglienza indiscriminata, 53.000 dal 2013 ad oggi, più di 13.500 dal 18 ottobre 2013, giorno in cui è partita l'operazione Mare Nostrum. Quindi questo è uno degli elementi che sta peggiorando sensibilmente le politiche di sicurezza presenti nel nostro Paese. A questo aggiungiamo tutta una serie di fattori a cui il governo colpevolmente e in modo, io direi, assolutamente criminale sta continuando a perseguire. E cito in modo particolare, proprio perché è in questa settimana all'ordine del giorno di discussione alla Camera in un disegno di legge sulle pene alternative, la volontà su spinta, e questo è uno degli elementi che ci contraddistingue e che ci differenzia in modo sensibile dal Movimento 5 Stelle, che è l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Annuncio che noi nel disegno di legge sulle pene alternative al carcere abbiamo presentato più di 250 emendamenti per bloccare quel provvedimento, ma soprattutto abbiamo presentato un emendamento per poter ripristinare il reato di immigrazione clandestina, che è uno, se non il principale deterrente a quei fenomeni di immigrazione clandestina che noi stiamo accogliendo. In tutti gli altri paesi europei si va su una politica di contrasto duro all'immigrazione clandestina. Cito due casi in modo particolare: il referendum svizzero, così tanto demonizzato, il referendum contro l'immigrazione di massa, che ha visto il popolo votare, il popolo decidere in modo democratico per un contingentamento degli ingressi. E cito anche quello che sta accadendo in Inghilterra, dove il ministro dell'immigrazione Theresa May sta approvando un vero e proprio piano di contrasto durissimo nei confronti dell'immigrazione illegale e clandestina. Da noi andiamo esattamente nella direzione opposta, cioè cerchiamo di smantellare il reato di immigrazione clandestina, reato di immigrazione clandestina che è l'unico baluardo per poter fare le espulsioni. Ce lo dice la famigerata Europa, su questo punto però l'Europa dice una cosa giusta con la direttiva rimpatri, che l'unico modo per poter fare le espulsioni nel nostro paese è prevedere la sanzione penale, perché ci sia una sanzione penale serve il reato, senza reato, senza sanzione penale noi non possiamo più fare espulsioni per via giudiziaria, rimangono quelle amministrative che, come ben sappiamo, è semplicemente una intimazione ad andasse dal territorio nazionale. Sappiamo bene come i fatti vanno poi a finire. Quindi contrasto all'immigrazione clandestina che questo governo non sta assolutamente facendo, anzi c'è un incentivo, ripeto, criminale all'immigrazione clandestina nel nostro paese, la volontà di abolire il reato di immigrazione clandestina, dove la Lega, siamo gli unici che hanno presentato l'emendamento per sopprimere l'abolizione e quindi mantenere il reato, i 4 svuota carceri che sono stati approvati in questi 12 mesi, svuota carceri altrettanto criminali, prendiamo i criminali e li rimettiamo fuori e i criminali che dovrebbero andare in galera rimangono fuori. Questo è un governo, in modo particolare con la colpa principale del Partito Democratico, che guarda ai 60.000 che stanno dentro, si occupa e si preoccupa dei 60.000 che stanno dentro, ovviamente dentro alle carceri, e si disinteressa totalmente dei 60 milioni che stanno fuori,
e questi 60 milioni sono tendenzialmente cittadini onesti e cittadini per bene. I 4 svuotacarceri, abbiamo sentito ieri, fatto non smentito completamente dal ministro Orlando, della possibilità ulteriormente per affrontare il problema del sovraffollamento delle carceri di dare 20 euro al giorno per detenuto, quindi un rimborso, una mancetta, un obolo di 20 euro al giorno per detenuto, anziché rimborsare i soldi alle imprese, qua si sta andando nella direzione di rimborsare i soldi a criminali e a delinquenti, e tutto questo accade quando noi abbiamo un dato, che è il dato del costante aumento di determinati reati, che sono quelli che tutti i cittadini toccano con mano quotidianamente, che è il reato dei furti nelle abitazioni e delle rapine. Il 7 di febbraio il Ministero dell'Interno ha dato un dato sul numero delle rapine, riportato da Repubblica, e poi non se n'è più assolutamente parlato, che su 10 rapine 6 vengono commesse da stranieri. Questo dato è incidente in modo particolare, guarda caso, vedendo anche questa cartina, è incidente in modo particolare in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Quindi a questo poi, e concludo, quindi a questa politica di sostegno alla criminalità, quindi un governo che stimola e incita la criminalità, un governo che stimola e incita l'immigrazione clandestina, stiamo assistendo a uno dei tagli che avrà effetti devastanti per la sicurezza del nostro territorio, che sono i tagli alle forze dell'ordine, che sino ad oggi il ministro Alfano non ha ancora smentito con forza. 700 milioni in meno sul 2014, 1,5 miliardi di risorse in meno sul 2015, 40.000 agenti in meno nel biennio 2014-2015, 300 presidi di legalità che potrebbero essere chiusi, forse 200 commissariati in meno. Questa è la rappresentazione grafica di una totale resa dello Stato di fronte alla criminalità, e di uno Stato, di una maggioranza e di un governo invece che incentiva, stimola e sostiene l'illegalità. E quindi noi oggi denunciamo questo totale e assoluto smantellamento del principio di sicurezza, che è una priorità insieme sicuramente al lavoro e all'occupazione che i nostri territori, in modo particolare al nord, ma non solo al nord, ci chiedono. Grazie. Grazie, Matteo Salvini. Non aggiungo altri dati, aggiungo due considerazioni politiche. Uno, visto che tanto di Europa e di programmi si è parlato, noi proporremo ai nostri attuali e anche ai futuri alleati in Europarlamento un manifesto, un'alleanza europea contro l'immigrazione di massa, e quindi lavoreremo a questo documento con la Le Pen, ma non solo, con gli austriaci, con gli olandesi, con gli svedesi, con i tedeschi, con i danesi, con tutti quelli che ci stanno, e farà parte fondante del nostro programma e dell'alleanza che andremo a presentare, che tanta paura fa a Bruxelles, quindi un'alleanza che si basa non solo sul futuro senza euro, ma su un futuro con confini che sono confini e con un'immigrazione controllata, regolata e contingentata. A livello interno proporremo, non dico presenteremo, ma proporremo alla Camera dei Deputati una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Alfano, visto che il combinato disposto degli sbarchi, dello svuota carcere, la cancellazione sostanziale della Bossi Fini, dei tagli alla polizia, rischia di riportare l'Italia indietro di 30 anni, e che ci sia un ministro di centrodestra, almeno sulla carta, ad avere la responsabilità politica di questo, ci sembra folle. Di conseguenza, ne parleremo domani, però una delle iniziative referendarie per cui cominceremo a raccogliere firme in tutta Italia da sabato riguarda la cancellazione dell'antistorica figura del prefetto. Ieri era il compleanno di Luigi Einaudi, e quindi riprendiamo dopo 70 anni la battaglia via i prefetti inaugurata da Luigi Einaudi. E poi sarebbe anche interessante, gli ultimi due dati, capire chi ci guadagna, e quindi un'interrogazione sia alla Camera che al Senato per capire quali sono le associazioni o le realtà profit, non no profit ma profit, che ci guadagnano da questo mercato di esseri umani, perché 40 euro al giorno moltiplicati 30 fa 1.200 euro al giorno per strutture per cui questi quattrini possono fare la differenza. Quindi è un mercato dove qualcuno ci guadagna, non gli italiani ma qualche privato sicuramente ci guadagna. Il numero poi, negli ultimi 6 anni fatte 168.000 le domande per il diritto d'asilo,
dal 2005 al 2012, coloro che hanno ritenuto lo status di rifugiato, i famosi rifugiati, ci dicono non si possono toccare, sono rifugiati, fatti 168.000 gli aspiranti rifugiati fra il 2005 e il 2012, i rifugiati riconosciuti in Italia alla fine del percorso sono stati 14.000, quindi meno del 10%. Quindi vuol dire che il 90% di coloro che arrivano qua da aspiranti rifugiati sono clandestini, non migranti ma clandestini. Punto. Quindi restituiamo alla grammatica anche il suo valore, si tratta di clandestini, sbarcati 72 ore fa e smistati al buio, se mi dai la cartina, qua abbiamo dovuto fare una caccia al tesoro al contrario ed è follia, con prefetti che non ne sapevano niente, sindaci del Partito Democratico, segnalo quello di Vicenza, incazzati come bufali perché non ne sapevano niente, governatori di regione che non ne sapevano niente. Qua c'è gente che sbarca e due giorni dopo viene smistata, 360 in Lombardia, 260 in Piemonte, 380 in Toscana, 240 in Veneto. La metà di questi, secondo i primi dati, dopo due giorni di accoglienza sono scappati. Cioè la metà di queste 1500 persone sono state per due giorni coccolati, rifocillati, ospitati a spese degli italiani e si sono volatilizzati, sono spariti. Quindi l'incredibile accoppiata Renzi-Alfano sta riuscendo in quello che neanche la Kienger è riuscita a fare, ossia riempirci dalla notte alla mattina di migliaia di clandestini ospitati e spariti. Io vorrei che il ministro Alfano venisse a risponderne in Parlamento, o quantomeno la Lega ne chiederà conto. Questo è, se ci sono domande, sono a disposizione.